Siete? Ok. A termine della sfida contro il Lazio, volevo per la terza giornata del torneo del 53esimo torneo della regione femminile. Parliamo con Roberto Panigari, il mister della selezione femminile appunto, e il capitano Elena Zignone, giocatrice a Romagnoli. Allora, iniziando il mister per dovere. Allora, mister, 0-0 contro il Lazio ci sta. Passate come primo girone, direi che missione compiuta. Missione compiuta, sono soddisfatto di tutte le ragazze, abbiamo giocato con quasi tutte le ragazze, manca forse solo il portiere e le ragazze hanno affrontato la partita nel migliore dei modi, direi risultato giusto e buona partita, abbiamo avuto tante occasioni, sprecate forse un pochettino, però buona partita da parte delle ragazze. Elena, avete subito un pochino la fisicità delle Lazielle a centrocampo. Giocavate contro due marcantoni non da poco, quindi come si gioca in queste partite dove c'è tanta fisicità in campo e il vento non ha sicuramente aiutato a giocare come sapete voi? Beh, sicuramente abbiamo in un certo senso patito questa loro fisicità rispetto ai due centrali di campo, contando che loro molte volte avevano questo 4 che si inseriva tra i due centrali, quindi erano in superiorità numerica. Però credo ci sia stata la giusta grinta e determinazione oggi, anche se poi non siamo riusciti a concretizzare, abbiamo comunque giocato, certo, a vincere, però abbiamo comunque giocato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Elena, siete l'ultima selezione piemontese in corsa in questo torneo delle regioni, tutte eliminate le maschili, sentite un po' il peso di dover sempre rappresentare questa regione? Certo, mi viene da dire come negli ultimi anni questo gruppo fa bene, sta facendo bene, sperando con l'obiettivo di arrivare fino alla fine e per portare alto il nome del Piemonte, Valle d'Aosta. Mister, l'ultima domanda. Prossimo turno vi vedrà contro la Campania. Ha confermato la campagna. Confermata la Ok. Campania, prima è stata il Toscana, eliminata a sorpresa il Veneto. Ecco, quindi Campania come. Ma io penso che se la Campania è arrivata a questo punto in un girone così difficile sarà una squadra sicuramente forte, compatta. Le squadre del Meridione sono squadre importanti, squadre che giocano col cuore e con le gambe, ma noi non siamo da meno, io sono molto contento delle ragazze. Grazie.